Buongiorno Sindaco, ci racconti l'attività della giunta di questa mattina? Buongiorno. Certo, giunta mattutina che è partita con una discussione sul servizio di custodia forestale. A seguito appunto della sessione forestale che si è svolta la settimana scorsa, abbiamo approvato il rendiconto e il riparto delle spese sostenute nell'anno 2017 appunto per questo servizio. Servizio che viene affrontato assieme al comune di Cles, convenzionato con il comune di Villa d'Anavia. Noi, comune di Villa d'Anavia, capofila del servizio di custodia forestale. Abbiamo poi parlato di assunzioni. Quindi, come vi ho detto tempo fa, abbiamo bisogno di rinforzare i nostri uffici, oltre, come abbiamo visto la settimana scorsa, il nostro cantiere comunale. Quindi è partito il bando, quindi l'atto di indirizzo per il concorso per elettricista dal nostro cantiere comunale. Partono anche gli avvisi di disponibilità per posti a tempo indeterminato, di collaboratori contabili e assistente amministrativo. Quindi, rinforzare i nostri uffici è una delle priorità che abbiamo in questo momento per poter far proseguire le attività del comune di Villa d'Anavia. Non sono molte di più le delibere concrete che sono state fatte oggi, anche perché abbiamo discusso e verificato come proseguire, che punti portare al prossimo consiglio comunale che vede l'approvazione del bilancio all'interno di quel consiglio. E i nostri uffici sono occupati proprio in questi giorni a dare dei pareri tecnici a 1300 emendamenti che sono arrivati riguardo appunto a quel punto del bilancio e che vedono un po' il blocco di tutte le attività del nostro comune appunto per far fronte a questa informazione, a questo sistema di ostruzionismo che è arrivato. Comunque il consiglio comunale di approvazione del bilancio si terrà fra una quindicina di giorni per far proseguire il prima possibile le attività del nostro comune. Abbiamo poi parlato di una cosa importantissima che sono i tributi per il 2018, con alcune novità, alcune agevolazioni sulla tariffa di igiene ambientale che oltre ad anziani e a scuole vede anche le famiglie che hanno i bambini fino al 18° mese, un aumento dei rifiuti al quale noi vogliamo contribuire per abbattere la tariffa di igiene ambientale che può essere un peso per la famiglia. E poi di IMIS qui le cose importanti sono le riduzioni per quanto riguarda i fabbricati categoria di 1, quindi nel nostro artigianato, cerchiamo di fare uno sforzo in più per ridurre appunto la tariffa IMIS per i capannoni e il comodato d'uso fino al primo grado, anche qui abbattendo quello che è la tariffa da pagare per questo tipo di fabbricato.